Seconda giornata Summer Cup, Muppet Chelsea 0-0. Vediamo ancora azioni di gioco adesso. La palla in fallo laterale per i Muppet. Sicuramente proveranno la palla a lungo. Grazie. Vediamo adesso il Chelsea, avanza. Cerca un pallone arretrato. Si coordina per il tiro, però viene ribattuto da Fiore. Fiore parte da lontano col pallone, supera due giocatori. Adesso continua a correre Fiore, non si ferma più il tiro! La parata del portiere. Qui si sanno, adesso si porta il pallone in fallo laterale. Vediamo ancora il Chelsea che avanza. Questo pallone lungo che si spegne sul fallo laterale. Adesso ancora vediamo palla lunga a cercare qui Sisano che si gira bene e poi non riesce a superare il portiere. Però gli frana addosso e qui Sisano si lamenta perché avrebbe voluto un penalty. Il portiere ancora in avanti, ma è sicuro la difesa dei Muppet. Ricordiamo ex squadra Palazzino divisa dagli Intronatos. Fanno parte della seconda metà dell'altra squadra. Adesso il difensore cerca una palla improbabile, c'è Fiore, adesso il Fiore cerca di avanzare, la palla gli rimbalza davanti, si destreggia, vediamo che cosa fa, continua a tenere il pallone, nonostante gli chiamino l'uomo, e poi si gira bene, supera un giocatore, ne supera due, tre, qualche rimpallo lo favorisce, ma poi la palla la perde definitivamente e i giocatori del Chelsea mandano la palla sul fondo. Adesso ancora però la palla è possesso del Chelsea. Difensore nei Muppet, qui si salta. Il danno viene anticipato. Palla in fallo laterale. Cerca una palla per Fiore. Fiore cerca di girarsi in mezzo a due. Fiore, il tiro deviato e poi ancora il portiere esce. Vediamo ancora il Chelsea, il lavoro sulla stessa linea, la fascia destra, il numero 7, subisce fallo, ha fatto il fallo il numero 7, quindi palla per i Muppet. Vediamo se cercheranno ancora un pallone lungo, sì, probabile, ecco, vediamo qui Sisano la alza, la riprende di testa e in mano al portiere. Adesso Fiore si allunga il pallone, corre esageratamente, Fiore mette la palla al centro, grande deviazione del portiere, contropiede adesso del Chelsea, il numero 9, perde il tempo dell'impatto col pallone, poi il difensore, ancora scontro, Veronica, e poi trattenuto, l'arbitro però non fischia, ricordiamo il nostro arbitro Sandro Stanziano. Palla in fallo laterale, per i Muppet, belli questi scambi e questi contrasti di gioco. Ma che ne so, quello tre gol questi qua. Oh, Fiore! Tre gol loro. Vediamo ancora azioni di gioco, sperando di riuscire a catturare un bellissimo gol quest'oggi. Qui Sisano, ecco la palla al centro, devia il fallo laterale il difensore. Ancora qui Sisano, palla al centro, il portiere che devia. Qui Sisano! Che crocio, mamma mia! Trema ancora la traversa del portiere del Chelsea, mamma mia che tiro di cui Sisano. Palla indietro adesso, cerca di gestire palla a terra il Chelsea. Adesso il portiere costretto al lancio lungo, deviato ancora da cui Sisano. Che grande giocatore che Sisano. Seguiamo ancora poche azioni di gioco prima di concludere il nostro collegamento da questo campo. La palla che si spegne sul fondo. Seguiamo quest'ultima azione. Palla in avanti a cercare Fiore, esce il portiere, la palla sul fondo. Ancora un'ultimissima azione, vediamo se riusciamo a catturare ancora qualcosa di divertente per i nostri spettatori, nonché per il montaggio video. Calcio d'angolo per... Non ci sta dura, per i Muppet. Seguiamo quest'ultimo calcio d'angolo. E qui Sisano ancora una volta di testa.
Con il cesto in avanti, la palla si spegne sul fondo e chiudiamo qui il nostro collegamento.